Valeggio sul Mincio, Parco Giardino Sigurtà, in compagnia di Roberta Gueli, in questa fantastica location dove possiamo vedere la natura che si trasforma in mille colori. Roberta. Sì, come dici tu, siamo in un posto meraviglioso, la natura si esprime nei tulipani, nelle fioriture che poi ci saranno estive, autunnali. Qui siamo sotto l'eremo, uno degli angoli più suggestivi del parco, un tempietto storico della fine del 1700, e il parco offre tantissimi scorci da visitare, fotografare, come il labirinto, il grande tappeto erboso, quindi proprio un trionfo della natura. Assolutamente sì, per chi è dall'altra parte dello schermo, vogliamo spiegare la maestosità, la grandezza di questo parco, perché noi lo visiteremo in kart, con una golf cart, sì, giusto? Golf kart elettrica, precisiamo, sì, per scoprire ogni angolo del parco sono 600.000 metri quadrati, 60 ettari di giardino, per darci l'idea 80 campi da calcio, è un parco, quindi area boschiva e giardino, quindi piante ornamentali, è il parco più grande d'Italia e il secondo parco più bello d'Europa. Carissima Roberta, ci siamo fermati in un punto bellissimo, qui abbiamo tulipani di tutte le specie. Sì, tulipani meravigliosi, fiumi di tulipani, siamo all'interno del Parco Giardino Sigurtà, nel cuore di Tulipanomania, la fioritura più importante di tulipani in Italia, con oltre 1 milione di esemplari, e qui potete vedere varietà e colori spettacolari. Assolutamente sì, so che oltretutto è vincitore di un premio. Sì, l'anno scorso abbiamo vinto, diciamo, riconoscimento, il premio come miglior festival di tulipani al mondo, decretato dalla Società Mondiale dei Tulipani. Quindi, veramente, a due passi da Verona, dal Lago di Garda e nel nord Italia, è l'occasione per venire a vedere questo tesoro verde. E al Parco Sigurtà ci si può anche perdere. Qua troviamo, infatti, un fantastico labirinto. Un labirinto molto impegnativo. Sì, ma non troppo, dai, allora è una delle zone più attrattive del parco, è un labirinto inaugurato nel 2011 e ospita 1500 piante di taxus baccata, di tasso sostanzialmente, su una superficie di 2500 metri quadrati, una superficie rettangolare. È stato disegnato da Giuseppe Sigurtà con la collaborazione di Adrian Fischer, uno dei più noti maze designer al mondo, e rappresenta uno dei tre labirinti più belli del pianeta, quindi è veramente molto particolare. Al centro sorge una torre simile a quella che si ammira nel parco francese Bois de Boulogne e come dicevo è una delle attrazioni più amate dai visitatori di tutte le età. Parco Sigurtà è amore per la natura, ma non solo, anche per gli animali, e qua Roberta ci ha portato in questa bellissima fattoria. Sì, siamo nella fattoria del parco, un punto molto apprezzato da famiglie, bambini, scolaresche, perché possono conoscere gli asini, le pecore della Lessini, avvicinarsi anche agli animali da cortile, quindi conoscere la natura, che magari non si hanno alcuni aspetti della natura che tutti i giorni non si ha l'opportunità di conoscere. Roberta, ne approfittiamo di te che tu sai tutto, ma proprio tutto, sul Parco Sigurtà. Sono ben 600 anni di storia, c'è il nucleo originario del 1407, quindi più di 600 anni di storia, ci sono state diverse vicissitudini, diverse famiglie nobili che lo hanno appartenuto, e diciamo che il punto principale risale al 1941, quando il dottor Carlo Sigurtà, industriale farmaceutico illuminato, decise di comprare questa tenuta che era invenduta da anni. Nel tempo, con l'impegno anche del figlio Enzo, riuscì a trasformarla in questo tesoro che tutti possiamo ammirare, e appunto nel 1978 decise di aprirlo al pubblico. Quindi da lì ha fatto un regalo sostanzialmente all'umanità, se vogliamo dire. Assolutamente sì, ma io so che nei viali di questo parco sono passati anche dei premi Nobel. Sì, Carlo Sigurtà organizzava conferenze, tavole rotonde, cicli di incontri con premi Nobel, scienziati, letterati, quindi era veramente un punto importantissimo di ritrovo culturale, artistico, giornalistico, e per questo ancora oggi questa diciamo cosa viene ricordata con molto piacere.